In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno. Quinto episodio. I quattro miracoli di Subiaco. In quel tempo cominciarono ad accorrere a lui anche nobili e religiosi romani, che gli affidarono pure i loro figli perché li educasse al servizio del Signore Onnipotente. Così Eutichio gli affidò il suo Mauro e il patrizio Tertullo gli affidò il suo Placido, giovinetti che davano buone speranze. Mauro era un giovane di ottima indole e incominciò presto ad essere di valido aiuto per il suo maestro. Placido invece era ancora in età di fanciullo. In uno dei monasteri costruiti da Benedetto nei dintorni viveva un monaco incapace di costanza nella preghiera. Appena i fratelli arrivavano al momento di raccogliersi in preghiera, egli se ne usciva. E con la mente svagata si occupava di cose materiali e futili. Ammonito più volte dal suo abate, venne infine condotto dall'uomo di Dio, dal quale fu pure severamente ripreso per la sua stoltezza. Tornato però al suo monastero fu molto se egli tenne a mente le parole del santo per la durata di 2 giorni. Il terzo giorno, infatti, egli riprese la sua vecchia abitudine e nel tempo della preghiera ricominciò ad andarsene in giro. La cosa fu riferita al servo di Dio dall'abate del monastero da lui stesso nominato. Allora Benedetto esclamò: «Verrò io e penserò io stesso a correggerlo». Venne dunque al monastero ed ecco che terminata la salmodia, al momento in cui i fratelli si raccoglievano in preghiera, vide un fanciulletto nero tirare fuori, tirandolo per un lembo del vestito, proprio quel monaco che non riusciva a stare in preghiera. Benedetto, chiamato in disparte Pompeiano, l'abate di quella comunità, e il servo di Dio Mauro, chiese loro: «Non vedete chi è che trascina fuori questo monaco?» Essi risposero: «Non vediamo nulla». E il padre soggiunse: «Preghiamo affinché anche voi possiate vedere dietro chi va il nostro fratello». Pregarono per 2 giorni, poi il monaco Mauro poté vedere. Pompeiano, invece, l'abate del monastero, non vide ancora nulla. Il giorno dopo, uscito dall'oratorio al termine della preghiera, l'uomo di Dio incontrò il monaco che se ne stava fuori. Allora, data la cecità del suo cuore, gli applicò la disciplina della verga. E da quel giorno il piccolo Nero non poté più agire su di lui con le sue suggestioni. Il monaco rimaneva fermo, tutto intento alla preghiera, e così l'antico avversario non osò più spadroneggiare sui suoi pensieri,
proprio come se egli stesso avesse subito i colpi di verga. Tra i monasteri che Benedetto aveva costruito nella zona, tre erano situati in alto sulla montagna rocciosa, perciò era molto duro per i fratelli dover sempre scendere al lago ad attingere acqua, tanto più che temevano la pericolosa discesa lungo il fianco ripido del monte. Alcuni monaci delle tre comunità furono dunque incaricati di presentare la cosa al servo di Dio. Benedetto, gli dissero: è troppo faticoso per noi scendere ogni giorno al lago per fare provvista di acqua. È quindi necessario trasferire altrove quei monasteri. Benedetto li consolò con dolcezza e li congedò. La notte seguente prese con sé Placido, il piccolino di cui sopra ho parlato, salì su quelle rupi scoscese e vi si trattenne a lungo in preghiera. Terminata la preghiera, prese tre pietre e le mise in quel luogo, come contrassegno. Poi, all'insaputa di tutti, tornò alla sua cella. Il giorno successivo vennero nuovamente a lui quei fratelli per avere la sua risposta riguardo all'acqua. E il padre disse loro: andate a scavare un poco nella rupe su cui vedrete tre pietre sovrapposte. Il Signore Onnipotente, infatti, è ben capace di fare scaturire acqua anche da una cima rocciosa, e nella sua benevolenza vuole risparmiarvi dalla fatica di un viaggio così disagevole. Essi andarono e videro che la rupe indicata da Benedetto già trasudava acqua. Vi scavarono una piccola conca e questa subito si riempì. Ne sgorgò acqua in tale abbondanza da formare un torrente che ancora oggi scorre giù dalla cima del monte fino a valle. Un goto, di animo umile ma incolto, chiese di entrare in monastero. E l'uomo di Dio Benedetto lo accolse molto volentieri. Un giorno il santo gli fece dare un arnese di ferro chiamato falcetto a motivo della sua somiglianza con la falce e lo mandò a sgomberare dai rovi un pezzo di terra che doveva poi essere coltivato a orto. Quel terreno da dissodare si stendeva proprio sulla sponda del lago. Il goto si mise di buona lena al lavoro e con tutte le sue forze cercava di sradicare e tagliare il fitto roveto. Ma a un tratto il ferro si sfilò dal manico e cadde nel lago. In un punto in cui l'acqua era tanto profonda da non lasciare alcuna speranza di poterlo recuperare. Tutto tremante per la perdita dell'utensile, il goto corse dal monaco Mauro. Gli riferì l'incidente e fece soddisfazione per la sua colpa. Il monaco Mauro però si fece premura di informare il servo di Dio Benedetto. Questi, udito il fatto, subito si recò sul posto. Prese dalla mano del goto il manico e lo immerse nell'acqua. All'istante il ferro risalì alla superficie e rientrò nel suo manico. Benedetto riconsegnò subito lo strumento al buon goto, dicendo: ecco, lavora e non ti rattristare.
Un giorno, mentre il venerabile Benedetto stava in cella, il piccolo Placido, suo monaco, già menzionato, uscì per attingere acqua dal lago. Mentre immergeva incautamente nell'acqua il secchio che teneva in mano, scivolò e cadde egli stesso nel lago. Subito l'onda lo travolse e lo portò lontano da terra, quasi un tiro di freccia. L'uomo di Dio, pur stando nella sua cella, subito ne ebbe conoscenza. E chiamò in fretta Mauro dicendogli: Corri, fratel Mauro, perché il ragazzo che è andato ad attingere acqua è caduto nel lago e già l'onda lo porta lontano. Quel che allora avvenne non si era mai più visto dopo l'apostolo Pietro. Mauro, infatti, chiesta e ricevuta la benedizione, si precipitò di corsa per obbedire al suo padre. E credendo di camminare sulla terra asciutta, corse sull'acqua fin là dove il ragazzo era stato travolto dalle onde. Lo afferrò per i capelli e tornò indietro, sempre correndo. Ma quando toccò terra, tornato in sé, si volse indietro a guardare e allora si rese conto di avere camminato sull'acqua. Sbalordito per avere fatto una cosa che non avrebbe mai pensato di poter fare, fu preso da spavento. Ritornato dal santo uomo di Dio, egli riferì l'accaduto. Il venerabile Benedetto incominciò ad attribuire il prodigio non ai propri meriti, ma all'obbedienza del discepolo. Mauro invece affermava che ciò era avvenuto unicamente in forza del comando di Benedetto e che egli non aveva avuto alcuna parte dal momento che aveva agito senza essere consapevole di quel che faceva. Ma in questa amabile e reciproca gara di umiltà entrò come arbitro il ragazzo stesso che era stato salvato. Egli infatti diceva: Mentre venivo tratto fuori dall'acqua, io vedevo sul mio capo il mantello dell'abate e pensavo che fosse lui a portarmi in salvo. Pietro, sono davvero stupende le cose che mi racconti e saranno di edificazione per molti. Io però più ascolto i miracoli di quest'uomo buono e più desidero ascoltarne, come uno che più beve, più gli viene sete. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.